In questo numero, dal 1 settembre addio al super ticket. Lockdown e paura del contagio, con il Covid vaccinazioni in calo. Inaugurato nuovo pronto soccorso DEA al campus biomedico di Roma. E ancora, tumore della prostata in fase iniziale, con nuovo Cyberknife KO in 4 sedute. Studio boccia mascherine con valvola e schermi, non proteggono dal SARS-CoV-2. A seguire la news scelta per voi dalla redazione. Dal 1 settembre addio al super ticket, una tassa introdotta nel 2011 durante il periodo della spending review che prevedeva l'aggiunta di 10 euro su ogni ricetta per le prestazioni ambulatoriali applicata in modi differenti nelle diverse regioni. Un risultato particolarmente apprezzato da Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale Ordini dei Medici, che spiega come per i camici bianchi l'equità sia una delle caratteristiche insopprimibili del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Mi sembra, sottolineato Anelli, che togliendo il super ticket questo obiettivo possa essere in parte raggiunto. Sicuramente un ostacolo importante è stato eliminato, sottolinea Anelli, che ricorda che l'abolizione del super ticket è stata una battaglia voluta principalmente dai cittadini e si deve dare atto al ministro della Salute Roberto Speranza di averla portata avanti. Noi abbiamo aderito perché siamo convinti della necessità di cure uguali per tutti. Il super ticket, precisa il presidente FNOMCEO, aveva creato molte diseguaglianze nel paese perché c'erano regioni che ancora lo avevano e altre che lo avevano tolto. Si tratta di un passo avanti nella direzione dell'equità. Una misura giusta anche per la segretaria confederale della CGIL Rossana Dettori, per la quale è il risultato delle mobilitazioni sindacali e sociali che rimuove uno dei principali ostacoli all'accesso alle prestazioni sanitarie. Ora servono misure strutturali per potenziare e rilanciare il nostro Servizio Sanitario Nazionale, sottolinea Dettori, con assunzioni di personale a tempo indeterminato e risorse destinate alla costruzione di una solida rete di servizi sociosanitari territoriali. È indispensabile non solo per fronteggiare meglio l'emergenza, ma per rispondere ai prevalenti bisogni di prevenzione e di cure e, conclude Dettori, per ristabilire il diritto universale alla tutela della salute sancito dalla Costituzione. Paura del contagio, scarsa informazione e chiusure dei centri vaccinali. Così l'emergenza coronavirus sta rallentando le vaccinazioni in tutto il mondo, Italia compresa. I più a rischio sono i bambini, anziani, donne in gravidanza e malati cronici. Secondo il Ministero della Salute, nel nostro paese il 28% dei centri vaccinali ha sospeso le attività durante la pandemia rispetto allo stesso periodo del 2019 ed ora è corsa contro il tempo per recuperare almeno 4 mesi di vaccinazioni non effettuate. Nella ASL di Taranto la situazione è più o meno simile a quelle che si è verificato nelle altre ASL. Però da 4 maggio la Regione Puglia ha riaperto tutti i centri vaccinali, siamo ripartiti come se fosse tutto normale, abbiamo lavorato con azioni molto decisive come apertura maggiore dei centri vaccinali, aumento dell'orario di apertura dei centri, individuazione di altre strutture che avessero gli spazi per poter anche rispettare in questa fase tutte le norme di sicurezza, la distanza, le precauzioni. Abbiamo recuperato quasi tutte le vaccinazioni non effettuate in quel periodo. Abbiamo anche preso operatori dei centri vaccinali e li abbiamo trasformati in operatori capaci di fare tamponi nei drive o a domicilio. È evidente che questo personale deve essere potenziato e ci vuole una strategia molto importante di apertura di nuovi centri vaccinali che abbiano adeguati spazi, perché c'è bisogno di mantenere quelle distanze che sono fondamentali anche in questo momento. La Società Italiana di Pediatria rivela che a causa delle misure anti-Covid un genitore su tre ha rinviato le vaccinazioni dei propri figli durante il lockdown. Il nostro lavoro conferma la tendenza riscontrata dalla Società Italiana di Pediatria. Il calo della primissima infanzia è stato molto molto basso.
è stato importante recuperare subito, perché se durante la chiusura totale, il lockdown, i bambini comunque avevano meno contatti, con la riapertura questi bambini sono stati sicuramente esposti a maggiori rischi. Ecco perché abbiamo corso a recuperare tutte le vaccinazioni non fatte. Cosa ha spinto la ASL di Taranto ad anticipare in estate la campagna di vaccinazione antipneumococco e anti-herpes zoster nella popolazione adulta? Uno dei problemi più grossi che possiamo correre in questo autunno che si sta avvicinando alle porte è quella della co-circolazione del Covid insieme all'influenza, insieme allo pneumococco, e quindi è stato indispensabile per noi programmare a partire già dai primi di ottobre una campagna vaccinale antinfluenzale molto seria, molto massiccia e importante, che possa coprire finalmente almeno il 75% della popolazione anziana e circa il 50% della popolazione in generale. Ma per fare l'antinfluenzale dobbiamo aspettare che il vaccino arrivi, e arriverà ad ottobre. Ma per fare l'antipneumococcico o anche il vaccino contro l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, vaccino che abbiamo nei nostri frigoriferi, ci è sembrato proprio inutile aspettare l'autunno, ma approfittare proprio di questo periodo in cui non circolava o circolava molto meno il Covid. Ecco perché abbiamo promosso questa campagna estiva di vaccinazione contro pneumococco e zoster, per far arrivare i nostri anziani soprattutto all'autunno molto più forti da questo punto di vista immunologico e pronti a fare anche la vaccinazione antinfluenzale. Un nuovo pronto soccorso per Roma. Il 1 settembre alle ore 18 ha preso il via il DEA del Policlinico Universitario Campus Biomedico. All'inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. Accogliente, sicuro e dotato delle più recenti tecnologie, si rivolge a un bacino potenziale di circa 300.000 residenti per un afflusso stimato di 45.000 accessi annui. Sono i primi numeri che descrivono il nuovo pronto soccorso del campus biomedico, un dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello, sviluppato su 2100 metri quadrati completamente integrati nell'edificio del Policlinico, accreditato Joint Commission International, e realizzato seguendo i più aggiornati modelli organizzativi, tecnologici e di triage. La struttura di nuovo pronto soccorso dispone di una sala operatoria dedicata, posta nelle immediate vicinanze dell'alta intensità, così come la radiologia interventistica e l'emodinamica. Con un'osservazione breve intensiva di 7 posti letto, un'ordinaria da 21 posti letto, una radiologia completamente dedicata con RX e TAC 300 strati, la più moderna tecnologia che esiste per la diagnostica per immagini. Oltre a questo abbiamo costruito anche, data la situazione e il periodo emergenziale Covid, un percorso protetto per pazienti sospetti Covid con la valutazione, un'osservazione da 10 postazioni e un'ordinaria Covid da 2 postazioni per i pazienti che dovessero risultare positivi al tampone molecolare e dovessero essere trasferiti in un ospedale Covid. I percorsi sono totalmente separati e il pronto soccorso di 2100 metri quadri vedrà soltanto i pazienti che già sono stati studiati e che quindi hanno avuto tampone negativo. Grazie alla potenza del CyberKnife di ultima generazione, basta una settimana per sconfiggere il tumore della prostata in fase iniziale. La radiochirurgia robotica con CyberKnife è infatti un trattamento mini-invasivo che permette inoltre di evitare i tipici effetti collaterali delle classiche terapie chirurgiche, radioterapiche o mediche, quali ad esempio l'incontinenza e l'impotenza sessuale, dalle possibili importanti ricadute sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia nel 2019 si sono registrati 37.000 nuovi casi di tumore della prostata, la neoplasia più frequente negli over 50 e che rappresenta nell'uomo il 20% di tutti i tumori, nonché la terza causa di morte in quanti hanno più di 70 anni. Presso l'Istituto Tumori Regina Elena di Roma, negli ultimi 3 anni, sono stati trattati con il CyberKnife di ultima generazione 66 pazienti, con tassi di tossicità a lungo termine minimi e fattibilità del trattamento nel 100% dei casi. La novità del CyberKnife nel trattamento dei tumori alla prostata è la possibilità di erogare un trattamento molto preciso in poche sedute rispetto al passato, e con il vantaggio aggiuntivo di poter tracciare la posizione della prostata praticamente live, cioè in tempo reale, mentre si eroga il trattamento. Noi utilizziamo routinariamente per il trattamento delle forme a basso rischio e a rischio intermedio un protocollo in sole 4 applicazioni
che significa che erogato un giorno sì, un giorno no, in poco più di una settimana il paziente riesce a completare l'intero ciclo di trattamento. Questo protocollo, che è mutuato dall'esperienza della brachiterapia, permette di ottenere delle distribuzioni di dose pur con una radioterapia a fasci esterni, cioè che proviene dall'esterno e non come la brachiterapia dopo infissioni interne, appunto permette di ottenere delle distribuzioni di dose molto disomogenee e quindi in un certo senso molto più efficaci rispetto alla radioterapia tradizionale. Per questo noi selezioniamo adeguatamente pazienti con malattia appunto adeguata, cioè a basso rischio o a rischio intermedio, e in questi riusciamo a dare delle distribuzioni di dose e ad erogare delle dosi di radiazioni biologicamente molto superiori rispetto al trattamento tradizionale. Ma questa tecnologia può essere usata solo per il tumore della prostata? Il CyberKnife è una macchina che è nata sostanzialmente per il trattamento dei tumori cerebrali e della colonna spinale. Successivamente, attraverso diciamo migliorie tecniche e artifici, è stata sostanzialmente resa fruibile per quasi tutte le altre sedi e oggigiorno, proprio perché ha l'unicità di essere una delle poche, fino a poco tempo fa addirittura l'unica macchina in grado di tracciare la posizione della malattia in tempo reale, era una macchina che appunto si cercava di sfruttare per le diverse sedi di malattia e oggigiorno è utilizzabile praticamente per tutte le sedi di malattia. In tempo di pandemia le mascherine sono sempre più diffuse per combattere la diffusione di Covid-19, insieme a distanziamento sociale e lavaggio delle mani. E sempre più persone utilizzano visiere di plastica trasparente e mascherine con valvole al posto di quelle di stoffa o di quelle chirurgiche, perché più confortevoli. Ma ora uno studio statunitense pubblicato su Physics of Fluids getta ombre sulla loro efficacia. Una simulazione video mostra infatti che questi dispositivi bloccano il flusso iniziale in avanti emesso con un colpo di tosse o uno starnuto, ma le goccioline possono muoversi intorno alla visiera, fuoriuscendo con relativa facilità e finendo per diffondersi su una vasta area. Insomma, un gran numero di goccioline passa attraverso la valvola di espirazione o sotto lo schermo di plastica della visiera, il che rende questo tipo di dispositivi inefficaci per contrastare la diffusione del virus se la persona che indossa la mascherina è infetta e se la valvola non è dotata di particolari filtri. Mentre gli studenti tornano a scuola e nelle università, alcuni esperti si sono chiesti se fosse meglio usare schermi facciali con valvola, poiché sono più comodi e facili da indossare per periodi di tempo più lunghi, ha detto Siddhartha Verma, uno degli autori dello studio. Ma cosa succederebbe se questi scudi non fossero così efficaci? In sostanza si metterebbero tutti gli alunni e i professori in uno spazio ristretto con goccioline che si accumulano nel tempo, il che potrebbe potenzialmente portare a infezioni. Per realizzare lo studio i ricercatori hanno utilizzato un manichino simulando una tosse e uno starnuto. Le goccioline di acqua distillata e glicerina sono state espulse attraverso l'apertura della bocca e i laser hanno visualizzato lo sviluppo spaziale e temporale del flusso. La ricerca suggerisce che per ridurre al minimo la diffusione in comunità potrebbe quindi essere preferibile utilizzare mascherine di stoffa di alta qualità o mascherine chirurgiche dal design semplice invece di schermi facciali e mascherine dotate di valvole di espirazione. Anche le migliori mascherine hanno un certo grado di perdita, è comunque importante mantenere la distanza fisica mentre le si indossa per mitigare la trasmissione, ha detto Verma. Le cellule sono alla base della vita di qualunque organismo vivente. Il loro corretto funzionamento si basa su una precisa organizzazione interna dello spazio, tramite la quale le proteine e gli acidi nucleici sono in grado di svolgere efficacemente il proprio compito. Ora un team di ricerca internazionale, con un forte contributo dell'Università Sapienza di Roma, partendo da cellule di lievito ingegnerizzate geneticamente, ha sviluppato un sistema sintetico che permette di studiare in vivo il meccanismo di aggregazione delle proteine nelle cellule.
Lo studio, pubblicato su Nature Chemical Biology, apre nuove strade alla comprensione di un meccanismo che, se non funziona correttamente, può causare l'insorgenza di gravi patologie, come l'Alzheimer, la SLA e la demenza frontotemporale, tutte patologie causate da un'aggregazione anomala di proteine. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.